Al via anche nel comune capoluogo della provincia di Teramo la campagna di vaccinazione anti-Covid sugli over 80. Quattro i punti allestiti dal comune per la somministrazione dei vaccini: Ipogeo, Palascapriano, Palazzetto di San Nicolò e l'auditorium dell'Istituto Tecnico in via Cona. In città sono circa 5.000 gli aventi diritto. La campagna, oltre ad oggi, proseguirà per le giornate del 25 e 26 febbraio e si completerà nelle giornate dell'1 e 2 marzo. Sono 2.750 che si erano iscritti sulla piattaforma, più un 150, forse arriviamo anche a 200 di persone che hanno utilizzato la formula presso le farmacie. Saremo intorno a 3.000 persone, circa 600 ultraottantenni al giorno nelle 5 giornate. Beh, l'inizio, come al solito, quando si inizia c'è sempre un po' di fila, un po' di problematiche. Adesso da San Nicolò mi hanno mandato delle immagini che non c'è più fila, la stessa cosa i geometri si sta regolarizzando. Veniamo da Scapriano, dove abbiamo fatto un'ulteriore verifica, le cose stanno andando bene. C'è nella fase iniziale, quando si inizia, un leggero ritardo, ma sono convinto che nel corso della giornata recupereremo e riusciremo a fare ovviamente tutti i vaccini che ci siamo prefissi di fare. Le giornate sono ovviamente oggi, dal 24 al 26, il 27 e 28 ci sarà la sospensione per riprendere l'1 e il 2 di marzo, e laddove le giornate non dovessero essere sufficienti perché il numero in qualche modo potrebbe aumentare vertiginosamente, scivoleremo nelle giornate successive, così come abbiamo convenuto con la ASL, come abbiamo convenuto con il dottor Brucchi. Per cui c'è da stare tranquilli, c'è solamente da iscriversi, chi ancora non l'ha fatto, ci sono ancora dei giorni per poterlo fare, e quindi aspettiamo numerosi gli ultraottantenni che non si sono ancora iscritti.